Tutto vi informo che i proprietari del cementificio, soltanto per un riguardo verso di me, sono disposti a ritirare la querela e a mettere tutto a tacere se voi firmate una lettera di scuse di cui forniscono il testo. Ma perché lo avete fatto? Perché siete venuti meno alla dignità della vostra professione? Perché avete dato scandalo nell'esercizio delle vostre mansioni? Perché? Signor direttore, desidero fare una dichiarazione preliminare. Io solo sono responsabile, mia moglie è innocente. Non è vero, sono io che l'ho istigato. Ma le parolacce le ho dette io. Anch'io. Maria, sembriamo i due sergenti. Ecco la lettera. Sì. I sottoscritti Paolo e Maria Antonazzi dichiarano di non avere nulla da eccepire contro il cementificio laziale, del quale riconoscono non solo la bontà del prodotto, ma i fini altamente costruttivi. Si impegnano altresì nei loro diuturni contatti a ricreare nei giovani spiriti dei loro scolari quella coscienza moderna del cemento che, con la loro aggressione contestataria, potrebbero avere profondamente turbato. Desidero precisare, noi non siamo contro i cementi e i cementifici. Noi ce l'abbiamo con la polvere. La borgata di San Valentino ne è soffocata. Sono problemi che riguardano il sindaco, non il corpo insegnante. Basterebbe trasportare il cementificio più a monte. Oppure la borgata più a valle. Come preferisce. Mi sembrava più semplice la mia soluzione. Tu. Firmate. Che? La penna. Ah, grazie. Signor direttore, io sono nato sotto un certo regime, per cui anche dopo mi è rimasta la disciplina nel sangue. È più forte di me, io obbedisco. Io amo la patria, la scrivo sempre con la P maiuscola. Voto per il governo a scatola chiusa. Quando il presidente della Camera e il presidente del Senato parlano, io mi commuovo, mia moglie può testimoniarlo. Io non me la prendo per gli scandali economico-sociali che i giornali pubblicano quotidianamente. Mi ci sono abituato, non ho partecipato alla campagna per il divorzio. Io difendo la famiglia, signor direttore. Riconosco che il nostro paese è fondato sulla famiglia e sull'adulterio. Pur non facendo mia moglie ed io uso del medesimo, almeno per il momento. Tuttavia non firmerò questa lettera perché, signor direttore, cari colleghi, è avvenuto qualcosa in me di nuovo, di grande. La mia coscienza ha fatto un passo avanti. E da quando? Da quando sono padre. Da ieri allora, solo da ieri. A me mi basta. E la sua ultima parola? Ah, spero. Ma se sarà necessario ne dirò delle altre. Bene, ma ho il dovere di avvertirla che avrà dei guai, Antonazzi. Sì. Dei guai grossi. E non solo dal cementificio, ma anche dal provveditorato. E da più in su, molto più in su. Sì. E lei dovrebbe essere in carcere e invece fuori. Non sono il solo, signor direttore. Con sua moglie in quello stato lei è un bel incosciente a comportarsi così. Io lo faccio anche per lei, signor direttore, per voi, per tutti. Se non temessi di sembrare presuntuoso, direi per l'umanità. Non posso permettere che nostro figlio cresca in questa atmosfera polverosa e inquinata, con i capelli bianchi già nella culla. Aria, signor direttore, abbiamo bisogno di aria. Per noi, per le generazioni future, aria! Aria, 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 signor direttore, aria! Fuori dall'aria! Che ho detto?